Buongiorno, ben ritrovati. È con piacere che vi parlo oggi della pianificazione dei corsi di Braincare Academy per l'anno prossimo. Per il 2019 abbiamo grandi novità. La prima grande novità è che abbiamo in programma corsi non solo per l'età adulta, ma anche per l'età dello sviluppo, quindi dell'età infantile. E quindi possiamo aiutare i professionisti della salute, sia della riabilitazione neuropsicologica dell'adulto che della riabilitazione neuropsicologica dell'età infantile. Inoltre, la grande novità di quest'anno è che tutti i corsi che noi presentiamo in aula possono essere seguiti anche online a distanza, quindi da casa, dallo studio, dall'ambulatorio, quindi per venire incontro anche alle necessità delle persone, dei professionisti, di poter seguire corsi pur da parti molto lontane d'Italia rispetto a Padova. L'altra grande novità di quest'anno è che in programma abbiamo anche numerosi webinars, quindi corsi brevi di un'ora, quindi non di un giorno intero, ma di un'ora, e che si possono seguire comodamente da casa su argomenti molto specifici, molto particolari e molto limitati nel tempo. Infine, un'altra grande novità è che abbiamo organizzato macro aree che si snodano all'interno di un intero weekend, quindi il venerdì pomeriggio intero fino a sera e poi tutto il sabato, in modo tale da avere almeno due argomenti o tre argomenti per ogni weekend lungo. E quindi questo permette al professionista di poter utilizzare al meglio il proprio tempo quando si sposta. Vi do qualche accenno, diciamo, agli argomenti, ma poi voglio dirvi che il programma lo trovate online, vi faccio vedere la locandina qui alle mie spalle, ve la avvicino leggermente, eccola, ma la trovate online. Adesso vi metteremo anche il link alla locandina stessa e quindi poi ve lo studierete nel dettaglio perché ci sono tantissime novità. Vi faccio solo qualche accenno. Intanto un weekend intero dedicato al bambino, all'età evolutiva, con tre grandi corsi: ADHD, quindi disturbi dell'attenzione, dell'iperattività, autismo e dislessia. Poi abbiamo 5 aree per 5 weekend per l'adulto, ben 5, un intero weekend sull'attenzione, memoria, un intero weekend su memoria, appunto dicevo, un altro weekend intero su funzioni esecutive, un weekend intero sul linguaggio, un weekend intero sulle applicazioni specifiche della neuropsicologia. Quindi 5 weekend dedicati all'adulto per 5 grandi macro aree. All'interno delle macro aree poi abbiamo i corsi. Per esempio, vi faccio un esempio, per quanto riguarda l'attenzione, parleremo di valutazione e riabilitazione della guida, oltre che di neglect. Per quanto riguarda la memoria, parleremo di working memory e vi sarà un corso sulla memoria prospettica. Per quanto riguarda le funzioni esecutive, parleremo di BDS, quindi di uno strumento valutativo complesso, una batteria di valutazione del paziente disesecutivo. E entreremo nel dettaglio proprio di come si somministra questo test e come si interpretano i risultati. E poi l'altro corso invece proprio sulla valutazione e riabilitazione in generale del paziente con disturbi disesecutivi. Per quanto riguarda il linguaggio, parleremo di afasia e parleremo di disturbi acquisiti della lettura. Per quanto riguarda il weekend dedicato invece alle applicazioni specifiche della neuropsicologia, abbiamo un corso dedicato agli ausili e alla teleriabilitazione e l'altro corso invece alla valutazione del danno psichico in ambito medico-legale, quindi forense. Quindi, come vedete, abbiamo veramente la possibilità all'interno del weekend di affrontare almeno due o tre corsi. La persona, il professionista, può scegliere un intero weekend, oppure prendere la possibilità di seguire un unico corso all'interno del weekend, un solo corso all'interno del weekend. I weekend sono così strutturati e quindi questo permette veramente di poter scegliere tra un'ampia gamma di corsi che sono molto stimolanti e che sono soprattutto vicini ai bisogni dei nostri pazienti e soprattutto dei professionisti che li seguono per poter dare a loro una risposta aggiornata, professionale e all'avanguardia. Quindi vi aspettiamo numerosi in Braincare a Padova, ma vi aspettiamo anche numerosi online perché abbiamo visto che i corsi si possono effettuare anche online. Infine abbiamo webinars dedicati proprio ad argomenti specifici.
brevi che si possono affrontare in un'unica ora. Faccio qualche esempio: abbiamo webinars dedicati al correlato anatomoclinico, quindi quali aree cerebrali controllano quali funzioni, oppure un webinar, vi faccio un altro esempio, dedicato al modello di Crossan della consapevolezza. Ma i webinars potete anche prenotarli su argomenti specifici. Voi volete approfondire un argomento, ci scrivete a segreteria@braincare.it e noi vi organizzeremo i webinars su vostra richiesta. Quindi le possibilità sono tantissime, non ci sono motivi per non partecipare ai corsi o in Padova, in sede o online, ai corsi quelli lunghi di una giornata e mezza, e poi ci sono possibilità veramente infinite per poter richiedere webinars sui vostri bisogni, sulle vostre necessità, sulle vostre curiosità. Vi aspettiamo numerosi a Padova e vi aspettiamo online. Quindi rimaniamo in contatto e a presto. Ciao, buona giornata, ciao e buon lavoro, ciao.